tutti, oggi sono qui a parlarvi di network marketing. In un precedente video vi ho raccontato che cos'è il network marketing, ma oggi ho il piacere di raccontarvi quelle che sono le caratteristiche del network. Prima caratteristica importantissima, il network marketing è meritocratico, quindi in base ai risultati che andrò ad ottenere avrò una remunerazione sempre in crescendo, quindi in base ai miei risultati più cresceranno, più i miei introiti andranno anche loro a crescere. È un po' diverso da quello che si pensa, perché normalmente si pensa che il network marketing sia un sistema piramidale. In realtà, come vedete, la sua prima caratteristica è proprio la meritocrazia, e proprio per questo motivo non può essere assolutamente un sistema piramidale. La seconda caratteristica del network marketing è la gestione del tempo, quindi il tempo libero. Infatti nessuno ci verrà mai a dire in quali orari, in quali giorni, in quali momenti noi dobbiamo lavorare e neanche quante ore dovremmo dedicare a questo tipo di attività. È chiaro però che più tempo dedicherò alla mia attività, più saranno alti e importanti i miei risultati. La terza caratteristica del network marketing è la libertà finanziaria. Perché io posso iniziare l'attività di network marketing magari allo scopo di potermi pagare l'affitto di casa o semplicemente una rata della macchina. Raggiunto questo mio primo obiettivo, posso decidere di darmi obiettivi sempre più alti e quindi svolgere l'attività di network in maniera crescente. Allo stesso tempo però posso invece dire io sono soddisfatta del risultato che ho raggiunto e lavorare il minimo, diciamo, per mantenere quello che io sono stata in grado di raggiungere magari nei primi 6 mesi anno di attività. Questa è una bellissima caratteristica che è molto diversa da quello a cui noi siamo abituati, perché se noi andiamo a lavorare come dipendente, bene o male firmiamo un contratto dove possiamo avere uno stipendio di 1.200, di 2.000 euro, di 3.000 euro a seconda di quello che è il lavoro, però difficilmente questo potrà andare ad aumentare e nemmeno si potrà andare a consolidare, quindi arrivare a un punto in cui la cifra che vado a prendere la vado a prendere indipendentemente dal fatto che io lavori o meno. Questa è un po' la libertà finanziaria che crea un'attività di network se fatta bene nei primi anni. Allo stesso tempo anche un libero professionista non ha una libertà finanziaria così alta, perché ipotizzando che io faccio il muratore e riesco a gestire un tot di clienti al giorno, non potrò pensare di aumentare tanto di più i miei fatturati e il mio ingresso in denaro, a meno che vado ad ampliare la mia azienda. Un'altra caratteristica del network marketing è la facilità d'accesso, ovvero non ho bisogno di investimenti importanti per poter iniziare a fare un'attività di network marketing, che paradossalmente è un'attività improprio, totalmente improprio, che però mi permette di iniziare con un budget veramente piccolo. Normalmente nella maggior parte dei network si tratta magari di 100-200 euro dove io vado ad acquistare una serie di prodotti, anche perché è difficile, anzi direi impossibile, fare un'attività di network dove non conosco bene il prodotto che vado a proporre e dove soprattutto non l'ho provato in primis io. Un'altra caratteristica del network marketing che a me piace tantissimo, forse la caratteristica che mi piace di più, è l'istruzione. Infatti, a differenza magari di un'attività tradizionale dove il mio capo, i miei superiori, una volta che io ho imparato a fare il mio lavoro, nella maggior parte dei casi la mia formazione, la mia istruzione si ferma lì. Nel caso del network marketing invece le persone che stanno lavorando con voi, che sono sopra di voi a livello strutturale, sono poi i vostri sponsor, avranno tutto l'interesse e tutto il piacere di condividere con voi nuove informazioni, di istruirvi e di darvi tutte le competenze che servono appunto per fare questo tipo di lavoro. Ed è una cosa bellissima, perché nel network non si smette mai di imparare e si parla infatti di crescita personale, ma anche ovviamente di crescita professionale. Infine, un'altra caratteristica importante del network marketing è sicuramente la flessibilità. Infatti io non devo iniziare l'attività di network marketing pensando di lasciare tutto quello che ho in questo momento. Posso iniziare a fare l'attività di network marketing semplicemente come secondo lavoro. Allo stesso tempo però, se io sono a casa, quindi non sto svolgendo nessun tipo di attività, ho proprio la possibilità di iniziare questa attività a tempo pieno, quindi full time.
quindi abbiamo veramente una gestione altissima sia proprio di quelli che possono essere le mie tempistiche, i miei obiettivi e anche di quello che può essere il mio tempo. Quindi io vi consiglio di non perdere tempo, di cercare un'azienda di network marketing che vi piaccia e di buttarvi assolutamente in questa bellissima esperienza, perché può realmente cambiarvi la vita. A me l'ha cambiata e sono felicissima di fare questo lavoro, non farei assolutamente nient'altro. Io poi ho trovato l'azienda che fa per me, mi sento nel posto giusto, è un'azienda americana che appunto si chiama doTERRA e mi sta dando veramente delle opportunità fuori, diciamo, dalla mia immaginazione. Se anche tu vuoi saperne di più su doTERRA, non esitare a contattarmi che ti darò tutte le informazioni necessarie. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video.